Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi non indosso il rossetto e tra l'altro è la seconda volta che giro questa intro perché avevo iniziato a girare, poi mi hanno chiamato e poi mi sono dimenticata che cosa avevo detto, quindi ho detto vabbè, riniziamo da capo. E appunto oggi vi voglio far vedere come mettere il rossetto liquido. Se già sapete come farlo, cioè già vi riesce bene, non vi preoccupate, non dovete guardare questo video. Ero anche un attimino titubante nel farlo perché dico, vabbè, più o meno tutti sanno come mettere il rossetto liquido, però in realtà me l'hanno chiesto in tantissimi, quindi ho detto, ok, facciamo un tutorial su come almeno io lo applico, su come utilizzo l'applicatore per disegnare bene il contorno labbra. Non c'è una sola tecnica per metterlo, non è detto che come lo metto io è il modo giusto, siete liberissimi di fare come volete, però siccome appunto me l'hanno chiesto in tanti, ho deciso di fare questo video. Il rossetto che applico oggi sarà un bel rosso, così tanto per complicare le cose. Calcolate che quando mettete il rossetto liquido dovete cercare di lavorarlo abbastanza velocemente e di fare meno passate possibile, altrimenti che cosa succede? Che tipo mettete una prima passata, il rossetto si asciuga, ne mettete un'altra sopra e si fa una specie di pappetta che tende a sgretolare il rossetto. Quindi, siccome tra un pezzo di applicazione e un'altra dovrò parlare, sono sicura che farò un grande pasticcio, però insomma vi assicuro che il rossetto lo so mettere bene, lo metto sempre, però sono sicura che in questo video farò dei pasticci. Iniziamo subito zoomando più vicino, anche se non voglio zoomare super mega vicino, cioè non vi faccio vedere solo le labbra. Perché ovviamente mentre lo applico magari mi sposto e poi esco fuori dall'inquadratura. Penso che con questa inquadratura riusciate a vedere bene e riesco anch'io a stare appunto all'interno del quadratino lì della telecamera. Ovviamente è più facile se avete lo specchio vicino piuttosto che come me in questo momento che comunque ce lo devo avere abbastanza lontano. Allora, prima di tutto, quando mettete un rossetto liquido, siccome in generale il rossetto liquido è una tipologia di rossetto che si asciuga, dovete idratare bene le labbra, quindi mettete un burro cacao. Quello che bisogna fare poi è prendere una velina, un fazzolettino, quello che volete, e togliere il burro cacao, perché altrimenti è come se lasciamo una superficie scivolosa sul quale poi il rossetto non riesce ad attaccare. Quindi avete il burro cacao, basta che lo tamponate via. O lo strofinate come preferite, io lo tampono via. Arriva il momento della verità, ragazzi. Sono un po' spaventata nel fare questo video perché ho paura di uscire tipo con le labbra a pagliaccio, però va bene, ci proviamo. Io inizio dal labbro inferiore perché mi trovo bene in questo modo, potete iniziare anche da quello superiore. Che cosa faccio? Apro il mio rossetto e diciamo vado a togliere l'eccesso se vedo che sulla punta ce n'è troppo. Inizio ad applicare il rossetto in modo non troppo preciso su tutte le labbra, poi mi concentro sui contorni. Questo è il mio metodo, cioè prima riempio le labbra e poi mi concentro sui contorni. Quando vado nella parte più esterna, vedete che invece di utilizzare il pennellino in questo modo, lo giro perché riesco ad essere più precisa. Ok, a questo punto continuo a lavorare il prodotto con, diciamo, il pennello messo in questo modo e faccio lavorare solo la parte più esterna del pennello in modo da disegnare precisa il contorno labbra. Sento che già si sta asciugando. Arrivo fino a metà labbra, vedete, noto che la linea non è precisa, quindi la vado a ripassare dove serve. Ok, più o meno mi piace, poi se ho bisogno la vado a sistemare. Invece di rintingere nuovamente il pennellino, altrimenti si carica troppo, che cosa faccio? Vado a fare questa cosa, cioè lo giro proprio qui sulla punta e scarico via l'eccesso, perché adesso devo lavorare l'altra parte. Ok, se avete visto ho fatto un po' avanti e indietro qui nella parte inferiore perché sono andata a riempire il buchetto che era rimasto. Ora, soprattutto quando metto i rossetti più, diciamo dal colore, oddio che strana che sono, quando metto i rossetti dal colore carico, vado fino a dentro le labbra in modo che non si veda questa riga qui. Ora, se il rossetto fosse ancora bagnato, perché quando lo metto ci metto un secondo a metterlo, faccio così, cioè lo vado a stampare anche sulle labbra superiori e realizzo la stessa cosa che sulle labbra inferiori, quindi vado prima a riempire così un po' alla cavolo le labbra e poi mi concentro sui contorni.
Mi raccomando, cercate di non avere troppo prodotto sul pennello, se ve ne accorgete che ce n'è troppo, scaricatelo. Ok, adesso mi concentro sul contorno. Quello che faccio è utilizzo proprio la punta del pennello. Infatti, invece di applicarlo in questo modo, lo giro, vedete, e utilizzo soltanto la punta. Faccio bene l'arco di Cupido. Ok, e adesso vado a disegnare il contorno dalla parte esterna verso la parte interna. Se vi serve un video su come ingrandire le labbra, non ve ne sto a parlare qui, ho fatto proprio il video dettagliato che vi lascio qui. E sempre con la punta, vedete, sempre col pennello girato al contrario, inizio dal lato e piano piano creo una riga dritta che si vada ad unire a quella disegnata qui, diciamo al cuoricino sull'arco di Cupido. Sto facendo un grande casino perché il rossetto si è completamente asciugato e mi rimane difficile unire la parte liquida con quella già asciutta. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. E questo è praticamente il rossetto applicato. Adesso cerco un attimo di aggiustarlo e vi do quali sono, diciamo, secondo me, i punti fondamentali per applicare al meglio il rossetto liquido. Ok, come prevedevo, non è uscito proprio il massimo dei risultati, non sono soddisfatta al 100%, però voglio darvi quali sono, secondo me, i punti fondamentali per applicare al meglio il rossetto liquido. Innanzitutto, idratare bene le labbra, mi raccomando, ricordatevi di farlo, altrimenti le labbra diventano super mega secche quando poi passano un po' di ore, il rossetto tende ad asciugarsi sempre di più. Secondo consiglio che voglio darvi, non cercate di applicare e disegnare, applicare il rossetto e disegnare i contorni nello stesso momento, quindi riempite prima le labbra e poi concentratevi sul disegnare i contorni. Terza cosa, dovete essere abbastanza veloci nel lavorarlo. Come avete visto, ho fatto un po' di pasticci proprio perché se applico il rossetto, aspetto che si asciuga e poi cerco di unire la parte ancora liquida del rossetto nel tubetto a quella che già si è asciugata, viene una specie di pappetta che è difficile da lavorare, quindi il rossetto asciutto tende a sgretolarsi e non fa applicare bene quello liquido che ancora dobbiamo mettere. Quindi sicuramente la velocità è una cosa fondamentale che dovete avere quando applicate questa tipologia di rossetti. Calcolate che ci sono alcuni che si asciugano un po' meno velocemente ed altri che invece si asciugano molto velocemente. Ad esempio, questo di Nabla secondo me deve essere lavorato molto molto velocemente, invece quello di Gerard Cosmetics si asciuga un pochino più lentamente, quindi magari se siete alle prime armi prendete un rossetto del genere. Allora dite perché non hai usato quello di Gerard Cosmetics? Avete ragione, però volevo usare un bel rossetto scuro così vedevate bene che cosa, che cosa stavo facendo, e quello rosso di Gerard Cosmetics è finito, quindi avrei fatto un grandissimo casino. E quindi ho scelto questo di Nabla, però comunque vabbè, il risultato non è così male come magari pensavo, però non è eccellente come volevo. Spero di essermi spiegata. Altro piccolo consiglio che voglio darvi quando indossate i rossetti liquidi: se vedete che dopo un po' le labbra diventano tanto tanto secche, potete tranquillamente mettere al centro delle labbra un burro cacao. Magari state attenti a non andare proprio sui contorni perché potrebbe il burro cacao potrebbe sciogliere il rossetto e poi farlo uscire dai bordi, mantenetevi un pochino più all'interno. Quando mangiate e il rossetto va via al centro delle labbra, mettete prima un burro cacao, tamponate via l'eccesso e poi riapplicate il rossetto. In questo modo è come se il burro cacao sciogliesse leggermente quello che già avete asciutto. In questo modo il rossetto liquido nuovo si unirà meglio a quello vecchio. Altrimenti c'è sempre il solito discorso del rossetto asciutto e il rossetto liquido che fanno quella pappettina strana. Tra l'altro vedo che ho un accumulo qui di rossetto liquido sui bordi.
proprio perché ho cercato di aggiustarlo nel miglior modo possibile. Magari non si vede neanche dal video, però io poi dal vivo lo vedo. Spero comunque che questo video possa esservi stato utile, o comunque spero di avervi tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciare all'insù oppure di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Come al solito parlo troppo veloce, io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!